Il programma è presentato da Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Oggi 17 novembre ci troviamo qui in un corteo, in un nuovo corteo organizzato da gruppi scolastici e gruppi universitari. Andiamo a scoprire per quale motivo i ragazzi protestano oggi. Siamo con Marco Calabrese. Allora Marco, ti chiediamo il motivo per cui i ragazzi si sono venuti qui alla stazione per protestare. Qual è il motivo? Oggi è il 17 novembre, è una giornata di commemorazione e rivendicazione dei diritti dello studente. Le varie realtà scolastiche si uniscono per rivendicare i propri diritti, in quanto nel 1939 sono morte 9 persone sgomberate con la violenza dal regime nazista, e quel giorno è nella storia la giornata in cui gli studenti scendono in piazza. Quindi oggi noi siamo qui per far sapere che noi non dimentichiamo mai, che i nostri diritti non li può toccare nessuno. Questo. Ok, come mai c'è stata, rispetto all'altro corteo, c'è stata meno partecipazione da parte dei ragazzi? Rispetto a quale corteo? Rispetto al primo corteo che avete fatto, soprattutto nel Severi, diciamo. Nel Severi abbiamo avuto dei problemi, diciamo, interni, in quanto i rappresentanti non vedevano questa data come una data giusta per scendere in piazza, ma solo una data di commemorazione, e l'hanno, diciamo, lasciata in ombra. Quanto pochi studenti del Severi si sono organizzati e sono qui, e teste pensanti singole sono venute perché credono nelle motivazioni di questa protesta. Allora ragazzi, ci troviamo insieme ai rappresentanti dell'Istituto dell'Alfano per conoscere i motivi della protesta di oggi. Come ti chiami? Sean Gray. Allora dici appunto i motivi di questa protesta. Allora, si protesta per la legge Aprea, ovvero la privatizzazione nelle scuole. Noi non possiamo accettare uno sgarro del genere da parte del nostro Parlamento, quindi tutti insieme cercheremo di farci sentire. Secondo te invece perché protestiamo oggi? Allora, protestiamo prima di tutto perché non vogliamo la privatizzazione nelle scuole, e in secondo luogo protestiamo anche per la liberazione dei saperi. Cioè, per me, per noi anzi, è inconcepibile che uno studente per entrare in un museo debba pagare il ticket, e nel resto d'Europa invece non si fa così, e quindi anche noi vogliamo portare i musei e i monumenti gratis in Italia. Sulle mani dallo studente! Sulle mani dallo studente! Ah, quella di oggi non è una protesta, è per ricordare i caduti di Atene, quindi è una commemorazione, non una protesta. Tu sei del Severi, giusto? Come mai oggi il Severi non ha accettato questo corteo? Il Severi non ha accettato questo corteo in quanto cerca di fare uno sciopero alternativo, e di conseguenza con la settimana della creatività e aderendo allo sciopero del 24 chiede di... Questa è la cosa che ha deciso di fare il Severi, che sia giusto o sbagliata non lo sappiamo, però questo è quello che vogliono fare. Ok, secondo te invece come mai il Severi non ha partecipato oggi al corteo? Perché i rappresentanti, secondo me, si sono messi d'accordo, sono scesi a patti col preside per avere la settimana della creatività, poiché stiamo già manifestando spesso noi del Severi, quindi partecipare pure a questo corteo sembrava non inutile, però un affronto al preside, mentre a quello del 24, dove sono le vere cause per protestare, noi ci saremo. Il futuro siamo noi! Siamo con Dario Ciaravo. Apicella Giovanni. Di che scuola sei tu? Severi. Severi.
Allora, dici i motivi per cui i ragazzi si sono venuti oggi per protestare. Allora, questa è una data di commemorazione, visto che parecchi anni fa, durante sempre questa data, molti studenti sono scesi in piazza per protestare ad Atene e le hanno uccise. Noi siamo qui per ricordarci con gli studenti, perché noi siamo come loro e la violenza nelle manifestazioni non ci deve essere, visto anche i fatti successi a Roma. Noi siamo qui per ricordarci di chi è morto, ma vogliamo anche portare a termine, diciamo, il lavoro che stavano compiendo loro. Secondo te invece perché protestiamo oggi? Oggi noi protestiamo per due semplici motivi, perché anni fa successe la stessa cosa, studenti andarono in piazza per protestare, per avere il loro diritto e praticamente hanno rischiato la vita, perché nel 1986, se non voglio sbagliare, scesero in piazza e furono uccisi dai nazisti. Noi oggi siamo qui per ricordare ciò che è accaduto e per rivendicare i diritti che a noi studenti a volte non ci vengono dati. Ok, come mai il Cerebi non ha partecipato completamente a questo corteo? Allora, il Severi non ha aderito al corteo, questo l'abbiamo saputo anche parecchi giorni fa, solo che, come avete letto dallo striscione, alcune persone hanno comunque preferito venire per il fatto che il Severi ha sempre partecipato alla giornata, a questa giornata, e vogliamo comunque non dimenticare quello che è successo, ma comunque sappiate che se il Severi non è venuto non è per un motivo, come posso dire, contro questa giornata, ma perché preferiva scendere in piazza il 24, data importante per una protesta seria. Siamo con Giuseppe Criscito del gruppo Link Fisciano Università, quindi a questo corteo vediamo anche che i gruppi universitari si sono messi in questione. Capiamo un poco perché siamo scesi in piazza come sempre, quindi facciamo la solita domanda principale. Sì, oggi scendiamo in piazza per rivendicare un diritto allo studio che sia pubblico, contro le misure di austerità che la Troica, che quindi l'Europa, la BCE e i poteri forti mettono in campo da oramai da anni. Il 14 novembre centinaia di piazze d'Italia, Salerno non è potuta scendere. Oggi siamo qui anche in ricordo di quella manifestazione di pochi giorni fa, in cui rivendichiamo noi come universitari un'università pubblica, un'università che abolisca le logiche della Gelmini, logiche che rendono sempre meno partecipi la componente studentesca e le componenti dell'università nel governo della cosa pubblica. Scendiamo in piazza perché non è più possibile tagliare sull'istruzione e sulla cultura, non è più possibile fare misure di austerità che non creano occupazione, che distruggono le persone, la popolazione, solamente in funzione della restituzione di un debito pubblico o del mantenimento di una spending review che ovviamente non garantisce la popolazione, gli studenti e le piccole imprese e la borghesia.